opera, Gala d'Oro 2013. Anche quest'anno ho seguito il regista Antonio Giarola e tutto il suo team. Spero che queste immagini possano illustrare come sia difficile fare uno spettacolo sempre alla fine così emozionante. Buona visione. Stiamo parlando di Transhumance, questo evento eccezionale a cui io ho avuto l'onore di partecipare, che si è svolto nell'arco di 50 giorni in Francia su centinaia di chilometri, spostando centinaia di animali ed arrivando a Marsiglia con 300.000 persone ad assistere a uno spettacolo incredibile che ha visto sfilare 4.600 animali per le vie del Porto Vecchio di Marsiglia. Qui con me c'è Ernesto Benigni, che è il presidente dell'associazione Dimensione Maremma. Siamo molto stanchi ormai dopo il secondo giorno di fiera. Insieme con noi c'era Paolo Mariotti dei Cavalieri della Maremma e Vinuesa con i Guardian della Camargue e soprattutto Manolò e la Camille del Teatro del Centauro. Sono loro che hanno patrocinato la cosa in Francia, ci è stata data la possibilità di realizzare questa cosa in Francia con loro, abbiamo in qualche modo restituito l'invito, loro ci hanno fatto la cortesia di venire qui e siamo riusciti a organizzare questa cosa. Il nostro quadro, il loro quadro, lo dico un po' anche il mio perché in Francia, l'ho detto prima, c'ero anch'io, lo presentiamo all'interno del gala, ci sembra una cosa di grande effetto con due testimonial veramente di primo ordine che ripercorre quelle che sono state le tappe fondamentali di questo viaggio transumante in territorio francese. Siamo riusciti a portare qui un piccolo numero di animali in relazione a quelli che avevamo portato in Francia grazie a Dario Milanese, Antonio Giarola e alla Fiera di Verona che ci ha dato questa possibilità, ma soprattutto grazie anche a Camille Manolo e a Renaud Vinuesa che sono venuti qua proprio veramente per il piacere, per l'amicizia e il piacere di continuare questa avventura ormai fino alla fine dell'anno. Allora ovviamente il problema più grosso è quello di rendere la dimensione in cui si è svolto il tutto, perché chiaramente in Francia eravamo in spazi aperti, anzi tra l'altro con dei paesaggi bellissimi, abbiamo attraversato dei parchi naturali, portarlo all'interno di un'arena, di un capannone della fiera non è stato facile. Paolo, siamo a 11 minuti, Abbiamo montato Romeo e Giulietta appunto per il carnevale e poi ci è stato chiesto di riportarlo qui a Verona, che è la patria, penso, casa di Romeo e Giulietta. Sì. E quindi quant'è che facciamo, che faccio lo spettacolo a te? Quasi un anno. Sì, un anno. Quindi la preparazione che c'è dietro questo numero è di un anno, quindi non è poca. Non è poco lo stress per la ballerina, portare il lavoro della sala, portarlo sulla sabbia non è una passeggiata, quindi. E poi oltretutto l'approccio col cavallo non è un partner usuale, diciamo, non è un ballerino con cui riesci a interagire facilmente, ma devi comunque dare fiducia, totale fiducia al cavaliere che è sopra e che lo gestisce, e devi avere un pizzico di follia per fare questo lavoro, penso. Galà così
vivo, così ricco di effetti, non è mai facile. I cavalli, come ho detto prima, sono animali sensibilissimi e, sai, la gente, chi non capisce di cavalli magari pensa che sia tutto normale, sia tutto facile, ma assolutamente non è così, perché il professionista deve essere uno che sa come comportarsi in quelle situazioni dove ci può essere l'errore, se così si può dire, oppure il cavallo che comunque non risponde ai comandi. E per fortuna o purtroppo la linea è sottile e questo fa la differenza tra il professionista e il dilettante. E ora faremo un'intervista a Robertina. Ciao Robertina. Ciao Salvatore. Ciao Robertina, come va? Tutto bene? Tutto bene, attento, tutto bene. Ti sei divertendo qui a Verona? Sì. Niente, qual è stata la tua emozione ieri per la prima volta che sei entrato in un campo così grande per la prima volta? Tanta emozione e paura. Sì, ti ho poi emozionata, ok, andiamo avanti. Niente Robby, allora ti stai divertendo qui a Verona? Sì. Tantissimo? Sì. Cosa hai fatto oggi? Mi sono svegliata tardi, sono venuta al Maletto, sono venuta in fiera, sono andata a vedere il talent show e sono andata a mangiare. Va bene, dai. Ok, ciao a tutti da Sasa TV. Arrivederci, alla prossima. Sono Raffaele Di Palma, la mia professione è volteggiatore. Che significa volteggiatore? È fare acrobazia a cavallo. Fare acrobazia a cavallo significa mandare il cavallo al galoppo ed esprimersi nella maniera più tecnica e più rilassata possibile. Noi facciamo sia volteggiatori che trick riding, che significa posto ungherese. Quest'anno siamo qui a Gala Oro Opera di Fiera Verona Cavalli, grazie al mio grande amico Bartolo Messino di Aragonas. Come dire, una grande esperienza, bella, soddisfacente. Robertina, che dire di Robertina? È una principessina, brava, testona, ed è anche grazie a quello che riesce a fare determinate cose, grazie alla sua mamma Cristiana che si impegna tanto, fa tanti sacrifici, la porta dappertutto, gli dedica tantissimo tempo, più di quello che sia giusto. E questo qua è bene che i giovani come me anche apprezzino queste cose, perché ci sono state tante persone che non hanno neanche un quarto di quello che abbiamo noi e siamo veramente fortunati ad essere giovani, ad avere la salute, ad avere delle persone che ci permettono di fare questo lavoro qua. Caduto, rumore, uno alla volta. Yeah.
Ciao a tutti, io mi chiamo Laura, il mio nome d'arte è Laura Magic Orsò, arrivo dalla provincia di Bergamo. Sono molto lieta di partecipare al Gala d'Oro 2013, è già la seconda volta che rappresento un numero da protagonista. Nel 2010 ho rappresentato l'opera di La Vedova Allegra con il gruppo Attacchi e quest'anno invece porto un lusitano, Redini Lunghe, insieme a Marco De Masi e il corpo di ballo. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, in particolare il signor Antonio Giarola. Esprimere un'opera è molto difficile, soprattutto con i cavalli, perché eseguire tutto in sincronia con i ballerini, con due cavalli insieme, con le luci, in un evento così importante è veramente difficile, anche perché sono animali. Sono animali addestrati, con tanto amore, però ovviamente lo spettacolo, la tensione dello spettacolo non solo noi la sentiamo, ma anche loro. Adesso facciamo un'altra al volo, senza le ballerine, per le luci. No, perché mi interessa la sequenza. D'accordo? Così il cavallo si abitua un attimo.